that's a lie. Yeah, we Let's go, bitches! Benvenuti a questo nuovo Classy Overpower. L'avevo dimenticato da un po' perché non avevo fatto altre classi, ma ecco qui la classe per l'arma illegale. Prima di partire con la classe voglio darvi un po' di info. Bene, per prima cosa il mio dito sta guarendo abbastanza bene, quindi penso di tornare a giocare a breve. E comunque ho visto che il video di DayZ che ho fatto ieri è piaciuto veramente tanto, quindi vi consiglio di andare per prima cosa sul canale degli Extreme Arazio Clan, che tra l'altro sta nelle descrizioni del video di DayZ, e comunque loro sono il clan con cui gioco quando sto su DayZ, gioco insieme a loro, quindi vedrete dei video in cui sono anch'io, giocherò sempre quindi con quelli, con i ragazzi quindi di Extreme Arazio, quindi vi consiglio sempre di seguire il loro canale. Comunque iniziamo subito con il video. Allora, partiamo subito con questa classe overpower. Allora, per prima cosa l'arma è un M27 IAR. Utilizzo il mirino laser e il silenziatore. Perché? Perché quest'arma, essendo un centone, e quindi avendo una portata enorme, con il silenziatore non perde niente e quindi perde pochissima portata, quindi farete tanti danni pure a lunga distanza. E comunque con Red Dot vedrete meglio, perché non avrete la fiammata che esce, diciamo, dalla bocca del fucile. Utilizzo il mirino blu perché mi trovo meglio ad usarlo di colore blu. Comunque passiamo subito a quello che, diciamo, che è l'innovazione di questa classe. Avete sempre visto che usavo prontezza, in questo caso non la uso. Utilizzo predatore per muovermi più velocemente a destra e a sinistra, perché diciamo il problema principale degli LMG è il movimento, che è molto rallentato, e tra l'altro quando sparate da fermi ci mette veramente tanto. Utilizzo predatore, estrazione rapida, silenzio di tomba perché non voglio far sentire i passi, concentrazione che come sapete è un perk fondamentale fisso, cioè nemmeno lo dovrei dire che uso concentrazione, cioè deve essere un perk che stanno là di base, non dovrebbe nemmeno essere detto, tu quando metti ghost devi avercelo, e scommettitore per avere più fortuna e prendere un perk random. Ma ora vi faccio capire perché utilizzo estrazione rapida e non prontezza. Ora vi faccio capire, è tutta una cosa basata sullo specialista. Allora, per prima cosa, in specialista utilizzo prontezza come primo perk, sì, perché mi bastano 2 kill per sbloccarlo e quindi avere sia prontezza che estrazione rapida. Questa è una cosa molto furba, perché alla fine gli LMG sì, sono lenti a riprendere l'arma dopo la corsa, sì, ci mettono tanto a mirare, però le prime 2 kill le potete fare tranquillamente senza correre, cioè camminando fate 2 kill e via, e poi potete cominciare a correre tranquillamente e fare le kill di skill. Come secondo perk ho scelto Iku. Come vedete Sciacallo non è messo nei primi 2 perk, questo perché? Perché penso che Sciacallo con un centone che ha praticamente 100 colpi nel caricatore più 100 di munizioni extra, potete fare tranquillamente un sacco di kill prima di sbloccarlo. Dato che ammazza con 3, 4, massimo 5 colpi, cioè 100 colpi sono veramente un casino. Poi quest'arma ha un radio di fuoco elevatissimo ed è precisissima, quindi va perfetto. Quindi Iku come secondo perk. Poi gioco di prestigio, sì, perché anche se questo fucile, diciamo questa mitragliatrice leggera, ci mette poco a ricaricare, beh, è sempre meglio avere gioco di prestigio. Agilità, perché in combinazione con predatore vi muovete veramente velocemente, e poi come sapete gli LMG sono lentissimi, quindi questo è un must. Sciacallo perché, beh, dovete riprendere le munizioni. E poi amplificazione, che secondo me è un perk molto utile se avete delle cuffie o un buon sistema audio, in modo che vi farà capire se avete dei nemici, diciamo, intorno e così via. Spero vi sia piaciuta questa classe. Come avete visto, vi ho lasciato nel rettangolino un, diciamo, un piccolo spezzone in cui utilizzo l'M27. Questo video risale comunque a un video scorso, infatti ve l'ho scritto, ve l'ho lasciato e ve l'ho messo anche in descrizione, quindi vi consiglio di andare, diciamo, a vederlo, perché secondo me può essere ottimo vedere questo video, anche pure perché magari vedete come uso io questa classe. Tra l'altro è il video in cui faccio la cam con il taglio sul dito, con il cerotto, che tra l'altro mi si leverà mentre gioco, quindi una cosa bruttissima. Quindi quello è il gameplay, spero vi sia piaciuto, perché è un gameplay molto divertente. Spero vi sia piaciuto specialmente questo video, di usare quest'arma illegale, perché è veramente illegale, ragazzi, quest'arma, cioè è assurda. Io non capisco, questo gioco c'ha più armi overpower che altro, quindi non so. Comunque ci sentiamo al prossimo video. Let's go, bitches.